Roma non sanno neanche che pesce pigliare, questo è ovvio, no? Altri stati hanno approfittato del fondo salva stati, che è di quasi 700 miliardi di euro a livello europeo, cercando di fare in modo che la solidità delle banche non passasse attraverso l'azzeramento dei conti dei cittadini e dei risparmiatori. Il problema delle banche popolari è un problema reale, ne avevamo parlato in tempi non sospetti. Oggi abbiamo due banche in difficoltà, che sono la banca, ovviamente Veneto Banca e Popolare di Vicenza, però il conto non lo possono pagare i risparmiatori, coloro che hanno investito sulle azioni. Siamo passati da un modello nel quale i controllori garantivano i risparmiatori a un modello nel quale i risparmiatori garantiscono i controllori. Non funziona così.